Buongiorno ragazzi, seconda giornata piena a Los Angeles, siamo pronte per andare al brunch di Too Faced. Ieri eravamo veramente distrutti, tipo a cena mi sono completamente dimenticata di filmare, sono arrivata a casa, oddio! E comunque adesso appunto stiamo andando al brunch di Too Faced e poi andiamo direttamente al Beauty Con, come vi dicevo. E guardate un po' che cosa abbiamo preso ieri e adesso lo mangeremo. Tudu! Super cupcake con gli sprinkles, che veramente è un peccato mangiarlo per quanto è carino, ma è super super conosciuta questa catena qua a Los Angeles. È una cosa che non riesco a sopportare, che non sono riuscita a mettermi lo smalto ed ho tipo, mamma mia, mi sto vergognando un sacco. Comunque il mio agente, che in realtà è già qua sotto, quindi è meglio che ci sbrighiamo e noi ci vediamo direttamente dal brunch di Too Faced, che mi hanno detto che è una location bellissima, quindi sono molto molto curiosa. Ci siamo arrivati, che carino questo posto. Vai. Sia come organizzazione che come vista, è splendida veramente. Io sto già mi sono già preparata due e sono mimose. Poi abbiamo anche mangiato, cosa hai preso tu? Tanti dolcetti, questi erano buonissimi, ne ho mangiati due. E poi il brownie è l'unica cosa che mi è rimasta. Prima abbiamo mangiato anche della frutta ed è bellissimo perché ci sono tutti i prodotti Too Faced, le ultime collezioni. E quei rossetti, i melted giganteschi, sono qualcosa di strepitoso. Abbiamo lasciato il party Too Faced e stiamo andando verso il Beauty Con. E c'erano troppi cocktail buoni là. E quindi sono le 11:30 di mattina e io ho già bevuto 3 cocktail. Però per noi sono tipo le 9 di sera, quindi direi che ci sta. E questo è il lecca lecca fichissimo all'anguria che c'era al party Too Faced. Comunque molto molto carino, devo dire. Vabbè, avete visto, la location era pazzesca. E adesso stiamo andando verso il Beauty Con. Non so cosa aspettarmi, perché quello di Londra era piccolino, quello di New York un pochino più grande, ma tutti mi dicevano devi vedere quello di Los Angeles, devi vedere quello di Los Angeles. Quindi sono curiosa, vedremo com'è. E la mia amica nel frattempo non vuole mai farsi inquadrare. Fila interminabile di gente che sta aspettando di entrare, ma noi abbiamo i nostri pass, quindi saltiamo tutto. Ma è strapieno strapieno di gente, cioè è dietro, è veramente chilometrica. Quindi è una zona solo per i creators, quindi quelli che fanno i video, blog. E nel frattempo ci siamo fatte anche i tatuaggi dorati. Il mio è venuto una schifezza, fai vedere il tuo tatuaggio. Il suo perfetto. E stiamo andando verso, cioè vogliamo praticamente la borsetta con tutti i campioncini, quindi vediamo se riusciamo a trovarla. È gigantesco, veramente gigantesco. La musica è fortissima, non so se riuscite a sentirmi, ma vi faccio vedere quello che ci hanno dato. È la borsetta, la goodie bag, ed è piena di un sacco di roba bellissima. Allora, ci sono questi che sono gloss e primer per gli occhi, molto molto interessanti, soprattutto questi due. E vari, sì, questi sono tutti i colori per le labbra, credo, sì, labbra e guance. Poi qui ci sono altri prodotti sempre per le labbra, se non sbaglio, sì, di altre colorazioni. E poi questo che è uno struccante per labbra. Poi qua dentro ci sono praticamente tutti i correttori di varie colorazioni. E qua è un sacco di beauty case, tra l'altro, che si possono staccare, è una figata. E qui ci sono altri colori per le labbra, veramente tantissimissimi, con colorazioni pazze, veramente carine. Questo viola,
Wow! Bellissimo questo! Poi qui c'è, credo che questo sia un set di pennelli, lo apriremo dopo con calma. E qui ci sono, ah sì, questi sono i pennelli. Wow! E qui ce ne sono altri, questi erano pennelli per occhi, credo che sono pennelli per il viso. Crazy Rock and Sushi a West Hollywood, giusto? A West Hollywood. E ci hanno portato qua perché dicono che è molto molto buono. E tra l'altro il menù è veramente gigantesco, hanno un sacco di roba. E quello che ho scelto io è, allora, siccome ho visto che qui c'è il salmone affumicato, che come voi ben sapete io vado pazza per questo, quindi prenderò tre porzioni di questo, che sono sei pezzettini. E poi prenderò, vediamo, sì, veramente un sacco di roba. Non hanno i maki, quelli semplici che prendo sempre, però prenderò questo. Quindi sushi con il gambero fritto, avocado, e fuori c'è tipo quella, come si dice, boh, è tipo croccante. E basta per il momento. Siccome le porzioni, non so se riuscite a vedere da loro, ma sono gigantesche. È arrivato il nostro sushi, tutti che fanno foto. E questo è quello con il gambero fritto, che è veramente qualcosa di gigantesco. E questi sono i nigiri. Questo è praticamente il nostro bottino di oggi. Cioè, rendiamoci conto, ragazze, quanta roba c'è qua. Veramente una roba assurda. Vi faccio vedere un po'. Allora, questo in realtà, allora, crema per il corpo. Questa è una crema per il corpo che sembra tipo silicone. Crema per il corpo. Poi questo, che non ho ben capito che cosa sia. Ah, è uno scrub per il corpo, che è fatto tipo vernice. E c'è pure questo piccolo, come si chiama, rullo, cosa. Hai visto questo? Mini con il pennellino. Troppo forte. Poi questi, allora, l'eyeliner Benefit ed il mascara Benefit, entrambi si chiamano They Real. E poi, allora, ciglia finte, altre ciglia finte, qua, anche con l'applicatore queste. Guarda. Cosa? I leccalecca che abbiamo fregato da Too Faced, che sono carinissimi, però non finiscono mai. Poi, allora, cosa abbiamo qui? Maybelline Color Blur, cos'è? Oh wow, questo è un colore per le labbra ed è opaco, figata. Poi, allora, questo... Ah ok, questo è un applicatore, un guanto per l'abbronzante. Poi, allora, qui abbiamo... Che cos'è questo? Ah, questo è un lip gloss idratante, sempre della Maybelline. Poi, allora, crema mani. Questo, che cos'è? Che carino. Questo è, sicuramente sarà un gloss. Poi, allora, eyeliner, tatuaggi, che carini questi. Poi, questa è una maschera, hai visto? Una maschera rilassante per dormire. No. Non ci serve, crolliamo appena tocchiamo il letto noi. Poi, questo che cos'è? Ah, prodotti per le sopracciglia, interessanti questi. E una penna, no, la penna non usatela per le sopracciglia. Poi, ah, stessa identica roba, no. Ah, questa invece sarà una palette per sopracciglia. Poi, ma perché ci siamo portati i trucchi da casa noi? Cioè, non ci servivano. Poi, allora, queste sono salviettine per rimuovere il trucco. Questi sono tutti i prodotti che già ho della Proactive. Molto molto buona la crema, devo dire, di questo brand. Questa crema è favolosa. Poi, ah, questo è il prodotto abbronzante che si applicherebbe, credo, proprio con questo, infatti. Poi, ma che figata, che cos'è questo? Una spazzola, una specie di piastra con la spazzola. Cioè, arriccia i capelli, li piastra e aggiunge volume. Mamma mia, che figata. Poi, che tra l'altro C, credo che sia un brand olandese, non sono sicura, ma e questo è un prodotto per volumizzare i capelli, che la mia amica non serve per niente, invece a me sì, e quindi me lo comprerò io. Poi, maschera per i capelli, limette, stylo, limette. Poi, vari prodotti che ci hanno dato quando siamo stati all'evento di Too Faced, che io ho già tutti, quindi lascerò a lei, a parte questo lip insurance che non avevo. E poi questo, cos'è questo? Questo è un prodotto per labbra, credo, un rossetto. Sì, una tinta per labbra. Poi questa palette della Maybelline, che ce l'abbiamo uguale là, tipo. E questo, un balsamo labbra. Le borsette sono anche molto carine.
Poi, spazzola tipo Clarisonic, però si chiama Spin for Perfect Skin. Qui dentro non so che cosa ci sia, vediamo. È un detergente per il viso. Poi, allora, qui ci sono vari cataloghi, vari biglietti da visita. E qua, allora, un'altra maschera per il viso. Batterie per la spazzola. Poi, questo che cos'è? Ah, una cera per sopracciglia. Questo è un prodotto per abbronzarsi. Poi ci hanno dato anche i salva sleep della Carefree. E questo che cos'è? Ah, ok, una lacca per capelli, mascara Maybelline. Poi questo, sempre autobronzanti. Gli americani usano molti autobronzanti, abbiamo scoperto. Altra roba volumizzante per i capelli, varie creme, campioncini di smalto della Formula X, che è un brand buonissimo. E poi un altro mascara Maybelline, un altro prodottino Maybelline, vari campioncini. Un'altra di queste spazzole abbiamo. E poi la Barbie. Questa la prendo io, la Barbie. Sì, ed è vestita tutta di rosa, che carina. E poi qui che cosa c'è? Qualcosa della NYX. Ok, quindi un eyeliner bianco, poi un mascara colorato verde, un prodotto, due prodotti per labbra e un ombretto. Wow, super shimmer, che carino. E poi cosa abbiamo qua? Cioè, non finiscono mai, va a raccontarlo. Altre salviettine per rimuovere il trucco. E poi qui tantissimi altri prodotti per la cura della pelle, del viso. Oddio, che figata questi! Questi voglio metterli subito. I nail patches, guardate che carini. Bene, e questo è praticamente il nostro bottino di oggi.